Abbiamo chiesto alla Commissione Ambiente sostanzialmente di far sì che l'impatto cumulativo, e quindi questo principio fondamentale, venga inserito all'interno delle autorizzazioni prossime della Regione Lombardia, possibilmente anche in quelle che ancora devono essere autorizzate. Così come abbiamo chiesto che sia le valutazioni di impatto ambientale che quello sanitario possano far parte di un'istruttoria. E quindi su un procedimento di VIA o di VAS, questo lasciamo la libertà chiaramente alle istituzioni di decidere, ma la cosa che noi riteniamo importante è che si pensi di proporre un testo legislativo dove finalmente si possa porre rimedio a questo problema che si è creato negli anni chiaramente, perché le singole autorizzazioni delle attività produttive di per sé rispettano quasi tutte quelle che sono i limiti previsti. Il problema vero è che fino ad oggi non si è considerato l'insieme e la somma di tutte le emissioni di queste attività produttive. E noi chiediamo quindi che da oggi in poi invece si tenga conto soprattutto di questo, perché purtroppo è proprio questo che va ad incidere poi sull'ambiente e sullo stato di salute dei cittadini. Devo dire che siamo rimasti molto soddisfatti del fatto che c'è stata un'accoglienza totale all'interno della Commissione Ambiente, sia dell'opposizione che delle componenti della Giunta. E questo ci ha fatto molto piacere perché ci ha fatto capire anche che hanno capito, al di là di tutto, quelle che sono le problematiche che noi stiamo portando avanti. Sono problematiche fondamentali per un futuro migliore per tutta la città di Brescia e non oltre. Il Comune di Brescia sta investendo molto dal punto di vista della riqualificazione ambientale di questa zona attraverso l'acquisizione di alcune aree per la creazione del Parco delle Cave. E quindi riteniamo che questo aspetto non vada assolutamente sottovalutato e anzi deve essere, come dire, sostenuto anche da parte della Regione Lombardia, perché è necessario che ci sia un cambio di rotta sotto l'aspetto ambientale.